ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Crafty Mari e oggi parliamo di make-up. Finalmente sono andata a comprare i prodotti della Essence e voglio farveli vedere nello specifico. Voglio iniziare con il primo prodotto che ho comprato. Eccolo qua, il primo prodotto in questione è il fondotinta 18 ore matte, instant matte, che promette una coprenza veramente fantastica per 18 ore e anche più. Devo dirvi che in questo momento io lo sto proprio indossando e lo indosso da un po' di settimane. Questo veramente mantiene la promessa. In effetti il prodotto si presenta molto ma molto matte, così tanto perché contiene delle microparticelle di cipria. Esce proprio veramente poco e si stende molto facilmente come una crema asciuttissima sulla pelle. Eccolo, io ho fatto anche lo swatch già di una cosa che vi faccio vedere fra un po'. È veramente questo fondotinta è molto ma molto asciutto, talmente asciutto che comunque sulla mia pelle un pochino trovo io delle difficoltà nel mantenere questo fondotinta sulla pelle, lo trovo un po' troppo asciutto per la mia pelle, però voglio aspettare realmente l'inizio del periodo più caldo in cui praticamente questo fondotinta dovrebbe dare il meglio di sé. Continuiamo invece con un altro acquisto. Ed eccola qua, una matita per labbra che mi mancava, ma mi mancava davvero ragazzi, non avevo matite per labbra e ho voluto comprare questo colore, è esattamente il numero 6, Lilac Season, è una matita waterproof, si presenta così ed è veramente fantastica. Io indosso quasi spesso rossetti sulle tonalità del viola fucsia, voi già l'avete visto in tutti i video che io mi faccio e devo dire che è veramente fantastica questa matita, mi sono trovata molto ma molto bene, veramente. Terzo acquisto, eccola qua, questa qua è una matita duo che si può utilizzare sia sugli occhi che come contouring. Sugli occhi ovviamente ti dà l'effetto illuminante e l'effetto ombra, mentre sul viso proprio ci serve per illuminare le parti dove ci dovrebbe essere più luce, come la zona T, la linea del naso, gli zigomi, e io la metto anche un pochettino sull'arco di Cupido, e poi invece la parte più scura che serve proprio per effettuare il contouring sugli zigomi, sulla parte più alta della fronte, sui laterali del naso ed anche in altri punti. Mi è risultata molto buona per quanto riguarda il contouring. Invece per quanto riguarda gli occhi non sono rimasta felice, molto felice di questa matita, perché mi ha creato delle righine sugli occhi che a me proprio non piacciono, sono molto antiestetiche, e quindi ho deciso di utilizzarla semplicemente per illuminare la parte più interna dell'occhio. Lì mi sono trovata veramente bene. Passiamo al pezzo forte che invece avete già visto un pochettino nella mia mano e parliamo di questo bellissimo illuminante Prismatic Rainbow. Ragazzi, questo illuminante è fantastico, mi è piaciuto da impazzire. Mescolando tutti i colori potete illuminare il vostro viso. Io in questo momento lo indosso, l'ho messo qui, l'ho messo un po' sulla punta del naso e devo dire che è fantastico. E vi devo anche svelare un segreto, ho fatto già una prova poco fa, il turchese io l'ho provato giorni fa proprio come ombretto ed è fantastico perché oltre ad essere un bel colore è anche metallizzato, e veramente ecco anche il giallo fantastico, e l'ho utilizzato anche questo già come ombretto, quindi insomma utilizzo veramente al 100% di questo prodotto, credo proprio che non ne farò a meno, non ne potrò fare a meno per tutta l'estate. Finiamo invece questo haul pasticcione, perché in questo momento come al mio solito io mi sono pasticciata tutta. Finiamo questo haul makeup con quest'ultimo prodotto, si spruzza direttamente sul viso così ed è fantastico, profumo adorabile, veramente finitura matte sul viso, long lasting davvero, mi sono trovata stra bene, stra bene.
questo è... mi sono rinfrescata prima di chiudere il video. Questo è veramente fantastico, ragazzi. Mi sono davvero trovata benissimo con questo prodotto. Ve lo consiglio, vi consiglio di provarlo. Anzi, fatemi sapere se già l'avete provato e cosa ne pensate anche voi. Adesso i miei acquisti sono terminati, purtroppo non sono riuscita a prendere altro, ma mi riprometto di ritornare nuovamente all'OVS a prendere altri prodotti, perché me ne mancavano un po', mi mancava qualcosa, volevo comprare una palette e completarla con tutti gli eyeshadow nuovi, ma non avevo in quel momento disponibilità di tempo e quindi non mi sono messa più a cercare tranquillamente come ho fatto con questi, ma dovevo andare subito via, quindi mi sono ripromessa di ritornare. Adesso è tutto, io vi faccio una bella fotografia per l'anteprima e la troverete sicuramente nell'anteprima del video. Con questo è tutto, io spero che questo video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e ci vediamo la prossima volta. Un bacio a tutti da Crafty Mari, ciao!